Buon pomeriggio a tutti, a chi è collegato in questo momento e a chi si collegherà e ci seguirà nei prossimi giorni. Diamo inizio al pomeriggio, al secondo nucleo di questa giornata dedicata proprio alla memoria di Jean-François Gilmont, storico del libro. Non rubo tempo ai nostri relatori, la mattina è stata veramente molto densa e molto interessante. Presento però subito il primo relatore del pomeriggio, che è Lorenzo Di Lenardo, che ha studiato e conseguito il dottorato di ricerca in scienze bibliografiche all'Università di Udine. Ha pubblicato importanti lavori sulla storia del libro tra 4 e 500. Ricordo in particolare il corposo volume su Ilorio, editori librai cartacei tra Udine e Venezia, pubblicato dall'editrice Forum di Udine nel 2009. Allievo di Ugo Rozzo, che annoveriamo tra gli amici di Jean-François Gilmont, e da alcuni anni collabora con la Fondazione Centro Culturale Valdese, con la quale ha pubblicato importanti volumi, in particolare il catalogo delle cinquecentine della riforma tedesca e svizzera nella Biblioteca Valdese nel 2017, in occasione del centenario delle tesi di Lutero. Oggi si parla dell'editoria riformata nell'Italia del Cinquecento e gli studi di Jean-François Gilmont. Gli cedo subito la parola. Grazie Luca e ringrazio anche l'Università Cattolica per l'invito a questo convegno. Cercherò di condividere lo schermo. Jean-François Gilmont, come emerge chiaramente dalla lettura della sua bibliografia, si occupò sporadicamente dell'editoria riformata italiana del XVI secolo. Tuttavia, i suoi studi, in particolare sulla Ginevra di Calvino e alcuni suoi interventi sull'editoria religiosa prodotta all'estero e destinata al pubblico italiano, contribuirono senza dubbio a stimolare, approfondire e meglio definire i rapporti fra il mondo riformato italiano con la riforma svizzera. Un fondamentale contributo di Gilmont agli studi sulla riforma, non solo italiana ma europea, fu l'uscita nel 1990 del volume collettivo intitolato La Réforme et les Livres, L'Europe de l'Après-mai. Un volume concepito e realizzato interamente da Gilmont, che per la sua riuscita aveva fatto un po' di tutto, compresa la traduzione in francese dei saggi originariamente composti dai vari autori in tedesco, inglese e italiano. Aveva addirittura sistemato l'impaginazione del volume, tanto che nel colofon si legge «A été composé dans une mise en page de Jean-François Gilmont». Con questo lavoro, per la prima volta a livello europeo, si poteva disporre di una sintesi d'insieme, di un panorama complessivo, basato sull'analisi specifica delle singole realtà nazionali, dei rapporti fra editoria e riforma protestante. Un tentativo d'approccio tutt'altro che scontato e che offrì l'occasione per l'avvio di indagini ulteriori sulle vicende di singole edizioni e sul ruolo giocato dagli stampatori e dai centri tipografici nella diffusione delle idee riformate, ma anche per cercare di precisare meglio modi e tempi della diffusione delle dottrine luterane e calviniste, insomma, per provare a penetrare la complessa realtà della riforma. Per lo svolgimento dei saggi, Gilmont fornì agli autori uno schema di massima fondato su tre punti chiave, vale a dire l'analisi delle caratteristiche della stampa del libro religioso, l'analisi dei contenuti e infine lo studio della circolazione e i modi di ricezione. E il campo di indagine era davvero ampio, spaziava dalla Spagna alla Polonia, dall'Italia alla Scandinavia. Una delle novità dell'opera stava proprio nella trattazione dei paesi del nord e dell'est Europa, accanto ai più noti centri dell'editoria occidentale, in un discorso quanto più possibile unitario. Sulla situazione italiana
si soffermarono in particolare Ugo Roso e Silvana Zedelmenchi nel saggio intitolato Livre et Réforme en Italie. Roso svolse la parte del lavoro relativa alla produzione tipografica e alla circolazione dei testi riformati nella penisola, mentre Zedelmenchi si concentrò sull'analisi delle edizioni e della loro ricezione da parte del pubblico italiano. Dal saggio emergevano la cronologia delle edizioni e i cataloghi di tipografi e dei librai implicati nei processi per eresia. Ma scarse furono le notizie che i due studiosi poterono fornire sui prezzi, sulle tirature, sulla diffusione tra la popolazione di questo tipo di produzione. Nel saggio fu dato conto anche delle edizioni luterane e riformate tradotte in italiano negli anni fra il 1525 e il 1566, per un totale di 54 edizioni. La lista delle 54 edizioni eterodosse italiane era costituito per un terzo di edizioni di Lutero e per un altro terzo da edizioni di Calvino. E le percentuali maggiori di queste traduzioni si concentravano nel decennio 1540-1550, ovvero nella fase di massima espansione del movimento filoriformatore in Italia. E le caratteristiche generali di questo tipo di editoria erano la brevità, libretti di piccolo formato e di poche pagine, la funzionalità del discorso teologico, per cui si tradussero prevalentemente scritti di orientamento catechetico, e la tendenza a evitare traduzioni di opere teologicamente troppo audaci per la società italiana del tempo. All'inizio degli anni 90 del secolo scorso, il confronto tra la situazione degli studi italiani sulle editorie riformate del Cinquecento con quella di altri paesi europei mostrava evidenti differenze per il numero e la qualità degli strumenti di indagine a disposizione degli studiosi. In particolare per quanto riguardava la presenza di cataloghi collettivi sulla produzione editoriale del Cinquecento. Gli italiani potevano contare, come strumento di riferimento generale, solo sui primi due volumi del censimento italiano delle edizioni del XVI secolo, che coprivano le intestazioni per le sole lettere A e B. I due volumi relativi alla lettera C verranno completati solo nel 1996. Ricordiamo poi che la base dati di Edit 16 verrà resa accessibile online solo nel marzo del 2000 e quello fu un momento di svolta per la quantità di dati che venivano messi a disposizione. Prima di questa data, chi voleva occuparsi del libro italiano del Cinquecento si trovava di fronte a due difficoltà. Da un lato la sostanziale mancanza di un catalogo collettivo retrospettivo e dall'altro l'impossibilità di consultare i cataloghi speciali a schede delle maggiori biblioteche statali, perché sequestrati dai bibliotecari proprio per portare avanti il lavoro sul censimento. Impietoso il confronto con la situazione presente allora in Germania, dove il censimento delle cinquecentine di area tedesca era ben più avanti rispetto alla situazione italiana. Il VD 16, cominciato nel 1983, all'inizio degli anni 90, era già arrivato ben oltre la metà del suo cammino. Nelle conclusioni del volume, Gilmon affermava che la riforma aveva coinciso con la rivoluzione dei mezzi di comunicazione provocata dalla stampa, senza però avere un'influenza decisiva su di essa. Gilmon portava ad esempio le lamentele di Lutero per l'eccessiva quantità di libri in circolazione, sulla sua preferenza per la predicazione rispetto alla lettura individuale. E non esitava a denunciare come mito l'idea che la riforma avesse favorito la circolazione della Bibbia fra il popolo. A suo avviso, nel Cinquecento, sia in campo riformato sia in campo cattolico, vi fu un medesimo interesse per la diffusione del testo sacro, che si espresse principalmente con il rilancio della predicazione e con l'impiego di tipici strumenti come il catechismo. Le due parti, quella protestante e quella cattolica, avevano la medesima diffidenza verso la libera interpretazione della Bibbia, in particolare quando era effettuata da parte di persone prive di una preparazione specifica o appartenenti al ceto popolare. Gilmon si rifaceva alle posizioni di Roger Chartier, che per il Cinquecento tendeva a svalutare il ruolo del libro, sottolineando la scarsa incidenza dell'alfabetizzazione e la persistenza della lettura in comune ad alta voce.
Nell'ambito del 30° convegno sulla riforma e i movimenti religiosi in Italia, tenutosi a Torre Pellice nel settembre del 1990, venne dedicato ampio spazio a questo volume, attorno al quale si sviluppò un ampio dibattito che coinvolse fra gli altri Silvano Cavazza, Ugo Rozzo, Massimo Firmo, Firpo e Enea Balmas. Unanime fu il giudizio sull'importanza del lavoro di Gimond, capace di fornire nuovi e fruttuosi stimoli agli studi sulla riforma e la stampa, anche se alcuni studiosi espressero valutazioni diverse sulle sue conclusioni. Una parte significativa dei contributi di Gimond sull'editoria italiana del Cinquecento è senza dubbio legata alla sua amicizia con Ugo Rozzo, che lo coinvolse in tre importanti convegni organizzati dall'Università di Udine tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000, e i cui atti confluirono poi nella collana Libri e Biblioteche pubblicata dall'editrice Forum di Udine. Ma il primo incontro tra i due storici del libro era avvenuto diverso tempo prima, nel 1981, a Torre Pellice, in un convegno di studi sulla riforma. E da allora Gimond e Rozzo non avevano mai smesso di confrontarsi e collaborare. L'interesse di Gimond per l'editoria religiosa in Italia si concentrò sulla ricerca delle edizioni e degli esemplari delle stampe ginevrine conservate nelle biblioteche italiane, ed è indissolubilmente legato allo sviluppo della sua base dati GLN, che era nata con lo scopo di registrare tutte le stampe, edizioni ed emissioni realizzate a Ginevra, Losanna e Neuchâtel nei secoli XV e XVI. Su questo tema, cioè sulla presenza di edizioni svizzere in Italia, tra il 2010 e il 2011, Gimond pubblicò due saggi, in qualche modo complementari. Il primo, intitolato La recherche d'ancienne édition genevoise dans les bibliothèques italiennes, uscito all'interno di una miscellanea di studi in onore di Ugo Rozzo, intitolata Dalla bibliografia alla storia. Gimond riteneva che un repertorio sulla produzione tipografica di un dato paese dovesse essere costituito dapprima individuando edizioni ed esemplari presenti sul territorio nazionale. Ma in seguito, per poter avere un quadro il più possibile completo, era necessario estendere l'indagine all'esterno dei confini territoriali, alla ricerca di testimoni di edizioni noti ed eventuali nuove edizioni. D'altra parte, se Gimond si fosse limitato a censire quanto presente nelle sole biblioteche svizzere, il suo database avrebbe registrato un terzo in meno delle edizioni prodotte a Ginevra. Per la ricerca delle edizioni ginevrine nelle biblioteche italiane, era partito dai titoli e dagli editori presenti nella sua base dati, conoscendo bene i rischi e le complessità di un'indagine condotta sulla scorta del solo luogo di stampa. I tipografi ginevrini, infatti, nel momento in cui cominciarono ad avere problemi nello smercio dei loro prodotti verso i paesi cattolici, quando pubblicavano un testo ricorrevano a diversi stratagemmi. Spesso utilizzavano una doppia emissione, omettendo in una parte della tiratura, quella destinata all'estero, il luogo di stampa. Oppure, al posto del nome di Ginevra, inserivano il luogo di provenienza del tipografo, o ancora inserivano luoghi di stampa fittizi. Alla data di pubblicazione del suo saggio, Gimond aveva contato 1042 edizioni ginevrine presenti in Italia, in gran parte legate alla riforma, un numero importante se si tiene conto che il totale delle edizioni inserite in GLN ammontava a 4106 edizioni, quindi si trattava di quasi un terzo della produzione totale nota. Gimond mostrò dunque che l'editoria riformata disseminata nelle biblioteche italiane, anche solo limitandosi alla città di Ginevra, fosse ben rappresentata, compresa quella in traduzione italiana. Nel concludere il suo contributo, avvertiva però che la sua indagine non poteva considerarsi conclusa, ma doveva proseguire perché le basi dati italiane che aveva utilizzato, sia quelle locali sia quelle nazionali, non erano complete e alle volte le notizie trovate meritavano un ulteriore approfondimento per valutarne la loro effettiva correttezza. Consultando oggi la base dati GLN, vediamo che il numero delle edizioni e emissioni presenti in Italia è aumentato, compreso quello di alcune traduzioni in italiano.
secondo saggio di Gilmont è legato allo stesso argomento, uscì nel 2011, L'Institution de Calvin, un primer ou seizième siècle dans les bibliothèques italiennes. Contributo inserito nel volume Giovanni Calvino e la riforma in Italia, influenze e conflitti, a cura di Susanna Peyronel. Qui la ricerca di Gilmont si concentrava sull'esame di un singolo autore, sugli esemplari delle edizioni di Calvino presenti attualmente nelle biblioteche italiane, con particolare riguardo a quelle stampate nella Svizzera romanda, anche in traduzione italiana. Dal suo studio emerge l'effettiva presenza in Italia di tutti i principali scritti di Calvino, primo fra tutti l'Institutio Christiane Religionis, in diverse edizioni e lingue. Ma rilevò anche presenze in qualche modo inattese, come ad esempio il Catechismo di Calvino nella traduzione italiana, manuale di uso quotidiano che Gilmont pensava destinato al pubblico dei fuoriusciti italiani più che agli eterodossi rimasti in Italia. Ciò che era presente in Italia della produzione riformata era il risultato delle vicende storiche e religiose che avevano interessato gli stati italiani fra il XVI e il XIX secolo, la circolazione e la censura del Cinquecento, le raccolte che si erano formate nel corso del 6-700 per scopi particolari, come ad esempio le controversie, e l'importante ruolo del collezionismo ottocentesco, legato soprattutto alle iniziative delle componenti evangeliche. Ricordiamo a questo proposito la straordinaria collezione di Piero Guicciardini, ora nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e i fondi della Biblioteca Valdese di Torre Pellice, arricchita soprattutto dai doni di benefattori inglesi e scozzesi. Ma Gilmont metteva in evidenza come, nel momento in cui stava portando avanti il suo studio, c'era in Italia un sostanziale disinteresse per Calvino e per le attestazioni materiali del protestantesimo storico da parte di biblioteche, istituti e collezionisti. E in questo il nostro paese si distingueva da quanto stava invece accadendo in altre parti del mondo, dove erano presenti centri specializzati che continuavano a cercare di acquisire edizioni originali per completare le proprie raccolte o dotarsi almeno di riproduzioni su qualsiasi supporto dei testi protestanti. Comunque Gilmont aveva potuto stabilire che delle 448 edizioni di Calvino registrate in GLN, nelle biblioteche italiane erano presenti almeno 143 edizioni, quindi circa un terzo della produzione totale, mentre per quanto riguardava le traduzioni italiane di Calvino, su un totale di 17 edizioni, le biblioteche italiane ne conservavano ben 13. Se infatti, fino agli anni 40 del Cinquecento, il maggior numero delle traduzioni dei riformatori aveva riguardato testi luterani, da questo decennio in avanti le traduzioni delle opere di Calvino diventeranno dominanti, traduzioni prevalentemente ginevrine e destinate tanto alle comunità italiane di Ginevra quanto alle diffusioni in Italia. Come messo in rilievo da Gilmont, in questa seconda fase circolava in traduzione italiana soprattutto l'Istituzione della Religione Cristiana tradotta da Giulio Cesare Pascali, ma anche il Catechismo. E la particolare rilevanza della produzione ginevrina di catechismi in italiano è stata messa in evidenza da diversi studi che mostrano come, dal variare di queste offerte editoriali, si può in qualche modo leggere l'andamento delle alterne aspettative e i mutamenti con cui gli esuli italiani guardavano le sorti della riforma in Italia nel corso di un ventennio. Come ha suggerito recentemente anche Simone Magenzani, la produzione dei catechismi fece direttamente i conti con la crisi delle speranze italiane di una riforma religiosa avvenuta fra gli anni 50 e 60 del Cinquecento. La prima versione italiana del catechismo di Calvino fu stampata a Despota con la sola data di stampa, 1545. Si trattò della prima traduzione italiana integrale di un testo del riformatore svizzero. La versione italiana è un libretto in ottavo di 44 carte, nel quale l'epistola al lettore di Calvino era stata interpolata con interi brani presi dalla premessa al catechismo di Juan de Valdés e veniva indirizzata agli vescovi e ministri delle chiese d'Italia. L'anonimo autore si dimostrava ben informato sulla realtà organizzativa delle comunità italiane, era fiducioso del successo delle riforme in Italia
e voleva mettere loro a disposizione uno strumento indispensabile di istruzione religiosa, il catechismo appunto. Ritenne tuttavia opportuno adattare il testo di Calvino alla situazione italiana del momento, intervenendo, oltre che nella lettera al lettore, anche con alcune aggiunte all'interno del testo, che deformavano talvolta il pensiero stesso del riformatore. Il risultato ottenuto è una testimonianza evidente della fluidità dottrinale della riforma negli anni 40 del Cinquecento, in cui dominava ancora una fase di sincretismo religioso. Silvano Cavazza, nel 1987, in base all'analisi delle caratteristiche materiali dell'edizione, ricondusse questo catechismo alla stampa clandestina veneziana e in particolare alla produzione dell'officina di Comenda Trino. Nella base dati di Gimond, che dovrebbe contenere solo le edizioni svizzere, l'edizione viene comunque segnalata tenendo conto di queste osservazioni, per cui troviamo indicato ipoteticamente Venezia come luogo di stampa. Attualmente in Italia sono segnalati due esemplari di questa stampa, uno all'Angelica e uno nel Fondo Guicciardini della Biblioteca Nazionale di Firenze. La seconda traduzione del Catechismo uscì nel 1551 dall'Officina Ginevrina dei Fratelli Riveri in due missioni, con e senza il nome di Ginevra, e costituisce invece un esempio del proselitismo dei fuoriusciti più marcatamente confessionale che dominò gli anni 50 del Cinquecento, in cui non è più presente lo sperimentalismo dottrinale del decennio precedente. Nel titolo compariva in modo esplicito il nome di Giovanni Calvino e quello del traduttore, il piemontese Giulio Domenico Gallo, che aveva approntato una versione condotta con rigorosa fedeltà e l'aveva dedicata alla nobildonna pavese Maria Valperga, identificata con Maria Provana di Leini, forse in stretto contatto con gli ambienti calvinisti della corte sabauda, esortandola quindi a usare il libro per l'educazione dei figli. In questa nuova traduzione vennero eliminate le modifiche inserite nella trattazione dei sacramenti e le interpolazioni prese da Juan de Valdés, ripristinando la lettera al cristiano lettore nella versione originale di Calvino. Attualmente questa edizione è presente in Italia, anche se in due esemplari imperfetti, uno alla Biblioteca Comunale di Perugia e uno nel Fondo Guicciardini della Biblioteca di Firenze. Una nuova traduzione del Catechismo uscì a Ginevra per il tipografo di origini piemontesi Giovanni Battista Pinerolio nel 1560. La versione del Pinerolio si spogliava da qualsiasi intento di propaganda per riportare il catechismo all'interno del contesto in cui era stato ideato, un manuale di devozione domestica per la formazione dei fanciulli della comunità italiana di Ginevra. Di questa stampa Gimond segnalava solo tre esemplari, uno alla Biblioteca Angelica, uno alla Vaticana e uno a Ginevra. Nel 1566, poi, riproponendo la stessa traduzione del 1560, Pinerolio pubblicò due nuove edizioni del Catechismo, di cui una curata dal lucchese in esilio Nicolò Balbani. Di questa edizione, la base dati GLN non dà conto della doppia emissione, con o senza nome di Balbani alla fine della prefazione. Oltre al testo integrale del Catechismo di Giovanni Calvino, questa versione conteneva anche due importanti contributi di Balbani, che trasformavano il formulario da testo didattico in uno strumento di studio e la pubblicazione del suo insieme in un'opera di propaganda, resa esplicita anche dalla lettera iniziale indirizzata ai fedeli d'Italia, nella quale, constatato il sostanziale fallimento della riforma in Italia, si invitavano gli eterodossi italiani a resistere e a creare delle comunità solide secondo i canoni elaborati a Ginevra e, quando necessario, a rimanere segrete in attesa di una più favorevole soluzione politica, come era avvenuta in quegli anni in Francia. Un altro contributo di Gimond sull'editoria riformata, in qualche modo collegata all'Italia, è il saggio intitolato La première traduction française de Vergerio, pubblicato nel 2000 all'interno degli atti del convegno Pierpaolo Vergerio il Giovane, un polemista attraverso l'Europa del Cinquecento. Lo studio, condotto da Gimond,
partiva dalla fondamentale bibliografia su Vergerio di Friedrich Huber e dagli studi di Silvano Cavazza. E per le quattro traduzioni di Vergerio, prese in esame e datate fra il 1550 e il 1551, sul lavoro di Francis Higman, che aveva avuto il merito di segnalare tre di queste traduzioni mai indicate in precedenza. Qui Gimond concentrava la sua attenzione sulla produzione editoriale dell'illustre fuoriuscito italiano, che in un primo tempo si era rifugiato in Svizzera. In particolare su quella parte della produzione di Vergerio che venne tradotta in francese a breve distanza di tempo dalla sua pubblicazione in italiano, a ridosso della riapertura del Concilio di Trento, durante i brevi soggiorni dell'ex vescovo di Capodistria a Basilea e a Ginevra. Gimond, con un occhio attento alle forme di propaganda dirette verso il pubblico francese, oltre che al contenuto dei testi, svolse la sua analisi sugli opuscoli vergeriani, sia studiando le varie forme di mascheramento adottate dagli editori svizzeri per introdurre la propria produzione nel mercato francese, sia esaminando le differenze fra gli originali italiani e le traduzioni francesi, sia ancora analizzando le differenze dei sistemi ortografici utilizzati dai tipografi. Queste traduzioni vergeriane, per volontà dei tipografi, ma anche delle autorità politiche di Ginevra, contenevano alcune parti aggiunte rispetto agli originali, a volte per raccontare la storia personale dell'autore, a volte per inquadrare e cercare di spiegare a un pubblico nuovo il contenuto e il tono di un opuscolo. Tutte e quattro le pubblicazioni studiate erano scritti polemici con risvolti tanto politici quanto religiosi, in cui si potevano riconoscere alcune caratteristiche tipiche dello stile di Vergerio: costruire documenti fittizi o riprendere documenti autentici e analizzarli riga per riga. Prima di concludere questa veloce panoramica sugli studi di Gimond sull'editoria riformata nell'Italia del Cinquecento, è doveroso accennare anche alla parte delle sue ricerche più strettamente legate ai Valdesi. Nel 1532, nell'assemblea di Chanforin, i valdesi del Piemonte decisero di aderire alla riforma, rinunciando alla clandestinità e strutturandosi come chiesa riformata di ispirazione calvinista. Con l'aiuto di Guillaume Farel, si impegnarono a finanziare la prima Bibbia riformata in francese e dalla seconda metà del XVI secolo si moltiplicò la produzione di cronache manoscritte e a stampa che raccontavano le loro tragiche vicende. Con una quindicina di studi tra il 1968 e il 2012, Gimond contribuì allo studio della storiografia dei Valdesi, in particolare quella cinquecentesca, soffermandosi sull'esame critico delle fonti disponibili e sugli autori e tipografi che nel Cinquecento contribuirono alla costruzione di un'identità storica di uno dei più antichi movimenti di rinnovamento religioso europei. Con lo studio sul martirologio di Jean Crespin del 1968, Gimond iniziò ad occuparsi della produzione a stampa di Crespin come autore e tipografo, ma approdò anche alla storiografia valdese cinquecentesca. Volevo determinare quale documentazione potesse avere Jean Crespin, un editore ginevrino del XVI secolo, sui valdesi, scriveva Gimond. La situazione si rivelò più complessa di quanto avesse pensato e cominciò a dedicarsi ai loro principali cronisti, Crespin, ma anche Scipione Lentolo e Étienne Noël. Gimond era convinto del valore documentario insostituibile di queste fonti narrative, perché rappresentavano i primi tentativi di storiografia e redatti in piena lotta confessionale. Quindi, senz'altro, cronache partigiane, ma anche attestazioni delle reazioni umane provocate dagli avvenimenti su un testimone contemporaneo. Ma per poterle valutare correttamente, ammoniva Gimond, era necessario saperle interrogare. Erano necessari studi critici che individuassero le storie contenute, l'autore, la datazione, le revisioni fatte nel tempo, il loro grado di diffusione e così via. Su questo tema fondamentali furono, e lo sono tuttora, le 40 pagine dense e ben strutturate pubblicate nel volume collettivo I Valdesi e l'Europa del 1982,
con il titolo Aux origines de l'historiographie vaudoise du XVIe siècle, Jean Crespin, Étienne Noël e Scipione Lentolo. Gimond si occupò anche della figura di martire del cunese Gianluigi Pascale, libraio e tipografo a Ginevra e pastore nelle comunità valdesi calabresi, analizzando in particolare la sua corrispondenza dal carcere composta prima della morte sul rogo avvenuta a Roma nel 1560. Gimond analizzò meticolosamente il particolare processo di redazione e di diffusione della corrispondenza di Pascale, prigioniero religionis causa. Pascale aveva letto il martirologio di Jean Crespin e volle che la sua esperienza diventasse una testimonianza esemplare di fede attraverso la diffusione in Calabria, Piemonte e Ginevra delle sue lettere, e chiedendo poi alla moglie che questa sua corrispondenza venisse raccolta e fatta stampare dopo la sua morte per essere diffusa soprattutto in Italia. E in questo progetto di diffusione giocò senza dubbio un ruolo decisivo la sua esperienza come libraio e tipografo. Ricordiamo che nel 1555 Pascale aveva pubblicato a Ginevra anche una versione italiana e francese del Nuovo Testamento. Le lettere furono in parte tradotte in francese e pubblicate da Jean Crespin, mentre in italiano furono inserite da Scipione Lentolo nella sua Storia delle grandi e crudeli persecuzioni fatte ai tempi nostri in Provenza, Calabria e Piemonte, redatta fra il 1562 e il 1595. Come storico del libro, Gimond studiò anche le vicende della Bibbia dei Valdesi, tradotta da Pietro Livetano e pubblicata a Neuchâtel nel 1535 dal tipografo Pierre de Vengle, chiamato nella città svizzera da Farel per avviare la prima stamperia riformata. Gimond si occupò di questa Bibbia, la prima Bibbia riformata in francese, nel 1985, in occasione del 450° anniversario della sua pubblicazione. In quell'anno tenne 4 interventi su questo tema, che riprese poi l'argomento anche come caso di studio e di metodo nel volume Le Livre et ses secrets del 2003. Dopo una serie di analisi che tenevano conto della struttura interna del testo biblico e delle caratteristiche dei tempi di lavoro delle officine tipografiche, lo storico del libro poté stabilire che la Bibbia di Olivetano fu impressa ricorrendo all'impiego di 2 torchi che lavoravano simultaneamente e per la tiratura ipotizzò la stampa di 900 esemplari, ma cercò di ricostruire anche le vicende relative al finanziamento dell'edizione. Con questa prima grande opera, i protestanti poterono dimostrare la loro capacità di stampare in una città conquistata alla Riforma libri importanti e di grandi dimensioni, che non erano più i piccoli opuscoli fabbricati fino ad allora in fretta e in clandestinità. E fu grazie alla caparbietà di Farel a cui si dovette questo importante risultato. Farel, per Gimond, è una figura chiave, ne fa menzione spesso e non manca mai di esaltarlo quale genie audacieux, genio audace. La Bibbia di Olivetano rappresentò un momento chiave per la storia valdese protestante e anche della traduzione francese delle scritture, ma dal punto di vista commerciale fu un insuccesso, tanto che alla metà del secolo una buona parte della tiratura risultava ancora invenduta e Gimond, con un'attenta analisi, cercò di indicarne i possibili motivi. Oggi la Bibbia di Olivetano è la meglio conservata di tutte le edizioni francesi della Bibbia del XVI secolo. La base dati GLN ne segnala attualmente 119 esemplari, un tasso di sopravvivenza molto elevata che non era dipeso da un'alta tiratura iniziale, 900 copie, bensì dalla cura e dall'interesse che ne ebbero nel corso del tempo bibliotecari e collezionisti per il suo valore simbolico e identitario. Grazie dell'attenzione. Grazie Lorenzo per questa bellissima, veramente interessantissima panoramica che ci ha portato davvero per mano negli studi di Jean-François Gimond intorno all'editoria riformata nell'Italia del Cinquecento,
con facendoci vedere anche delle cose molto note e altre meno note, quindi veramente molto interessante, e ci dà l'idea appunto anche dell'ampiezza e dell'attenzione con cui Gilmon guardava sempre anche a questo mondo riformato, non solo svizzero, non solo ginevrino, ma anche italiano. Ricordo che, perché prima non l'ho fatto, che chi volesse fare domande, osservazioni, insomma, lo può fare tramite la chat che è disponibile su YouTube, e poi alla fine della serie di interventi risponderemo, insomma, alle domande e alle osservazioni pervenute. Passo però subito al secondo intervento del pomeriggio, e vado a presentare quindi il secondo relatore, che è Alexander van Otgerten, personaggio noto, di formazione storico dell'arte, ma direi anche per passione storico dell'arte, e soprattutto però uno storico dell'umanesimo, con particolare riguardo alla figura di Erasmo da Rotterdam, e al suo contributo alla nascita del libro moderno. Tutti ci ricordiamo l'importante volume Erasme Typograph, Humanisme et Imprimerie au XVIe siècle, pubblicato nel 2012. È stato conservatore della Maison d'Erasme ad Anderlecht, io lì l'ho conosciuto proprio grazie a Jean-François Gilmon, e poi direttore della Bibliothèque de Genève. È membro associato dell'Académie Royale de Belgique e attualmente è affiliato al Centre d'études supérieures de la Renaissance di Tours. E ci parlerà di questa bella esperienza proprio che con Jean-François Gilmon, editore, nella relazione titolata La méthode de travail de Jean-François Gilmon, la collection de nougues humanistiche chez Brepol. Gli cedo subito la parola. Merci beaucoup, Luca, pour cette gentille présentation. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais faire un exposé, d'ailleurs, qui suivra en grande partie ce que Luca nous a dit ce matin sur le Jean-François Gilmon bibliographe. Et je pense que ce qui est intéressant, je vais essayer, ce sera peut-être un exposé un peu moins formel que les exposés de cette journée, mais je pense que c'était intéressant peut-être de rendre compte de cette expérience de travail que nous avons eue tout au long de ces 17 ans de collaboration. La première chose, peut-être, si on peut montrer l'image suivante. En 1997, j'ai publié cet ouvrage qui est en fait une querelle théologique entre Erasme et un théologien anglais qui s'appelle Edward Lee. Et pendant tout le temps de la rédaction de cet ouvrage, j'avais sur ma table les livres de Jean-François Gilmon et aussi notamment cet article dont on a parlé ce matin, si important, dans The Library, paru en 1980, Printers by the Rules. Et vraiment, souvent, quand on écrit des livres, on en voit comme une bouteille à la mer et on pense à quelqu'un sans oser parfois le contacter. Et c'est vrai que j'avais déjà rencontré Jean-François Gilmon de façon académique, et son personnage m'impressionnait tellement que j'ai écrit cet ouvrage et je ne lui ai pas envoyé. Et j'ai eu la chance, quelque temps après sa parution, qu'il me téléphone de lui-même, parce qu'il avait acquis l'ouvrage, pour me dire qu'il avait été très intéressé et demandant de me rencontrer. Et puis, si on peut voir l'image suivante, voilà. Donc je vous montre une image de Jean-François. Et je pense que cette image, elle est assez caractéristique de lui aussi, et puis vous fera comprendre aussi pourquoi, quand il vous regardait comme ça, si sérieusement, avec ce regard de héron, un peu inquisiteur, vous vous disiez souvent que vous n'aviez pas intérêt à dire de bêtises et à tourner cette fois votre langue dans votre bouche. Et avec Jean-François, donc on s'est rencontrés en 1997, et 1997 est une année importante parce que il faut dire finalement que Jean-François Gilmon, comme les chats, a eu plusieurs vies. Il a eu une première vie jésuite, on en a parlé ce matin, puis il y a eu la seconde vie consacrée à Jean Crespin jusqu'en 1980, et puis il y a 1981, et puis après il y a cette entreprise de la Bibliothèque à Calvignana,
qui va l'occuper de 87, de la mort de Rudolf Peter, jusqu'à 2000, et qui va aussi faire naître ce qui sera GLN 15-16, puisque c'est à ce moment-là qu'il va commencer à travailler sur sa base de données, donc qu'il avait en FileMaker Pro. Et je dirais que donc, quand je l'ai rencontré, il était un peu à la fin de ce travail, puisque le troisième volume de Calvin paraîtra 3 ans plus tard, donc en 2000, chez Doro, mais disons qu'il était un peu à la fin de cette grande histoire calvinienne. Et c'était l'année aussi où il a présenté sa dissertation publique d'agrégation autour de Jean Calvin et le livre imprimé, 2 ans seulement avant de quitter l'université, de devenir émérite. Et très très vite, la relation très amicale, et puis c'est une chose, je pense que tous ceux qui ont connu Jean-François Gilmont vous diront, mais je dirais que sous l'aspect un peu sévère extérieur, c'était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, et il a eu envie d'organiser des journées d'études à la maison d'Erasme, si je vais vous montrer, voilà. Ici, je vous montre une image de 1999, où on le voit à côté de Reinhard Bodenmann, et de moi-même. Et l'idée, c'était vraiment avec Jean-François Gilmont de réfléchir à ce que seraient finalement des journées d'études où on pourrait discuter autour d'une table. Et donc, on invitait une 20-25 personnes maximum avec des livres derrière nous, de telle manière qu'on pouvait, quand on en avait besoin, recourir aux ouvrages, quand on se posait des questions, de façon très pratique et très très simple. Au départ, donc, si je peux voir l'image suivante, donc on a organisé toute une série de journées d'études tous les ans avec l'idée de publier une sorte de newsletter qui rendrait compte, qui serait un peu un bulletin d'information entre les chercheurs qui participaient à ces journées d'études, et puis elle a grandi tellement en importance que finalement, très très vite, on les a transformées en livres, et puis elles ont été éditées par Brepols à Turnhout. Mais disons que les questions qu'on se posait, c'était des questions très pratiques, disons, de travail sur comment éditer, traduire, qu'est-ce qu'était une dédicace dans un ouvrage ancien du 16e, à quoi servaient vraiment les index, une nouvelle réflexion sur la page de titre qui poursuivait les travaux qui avaient été faits sur les pages de titre au 15e siècle, sur la notion d'auteur, sur les instruments de travail, donc toute une série de thèmes qui nous permettaient à chaque fois d'inviter des gens de nature très différente. Et sur cette image, c'est assez intéressant parce qu'on voit à la fois un grand philologue, Jean-François Maillard, qui dirigeait l'IRHT, donc la section humanisme à Paris, et entre Jean-François Maillard et Jean-François Gilmont, on avait Fernand Baudin, qui est ce grand typographe dont je vous parlerai un peu à la fin, puisque à plusieurs reprises, on a souligné le fait qu'il avait mis lui-même ses livres en page, ou en tout cas qu'il les avait maîtrisés, mais il y avait en tout cas une grande réflexion sur la lisibilité dans les ouvrages de Jean-François au premier plan. On voit Isabelle Dieu qui dirige aujourd'hui la bibliothèque Doucet à Paris. Alors, si on prend un des ouvrages parus dans cette collection, puisque finalement on a alterné beaucoup le type de volume, puisqu'on a, de 2000 à 2020, on a déjà publié finalement 22 volumes, donc on s'est tenu presque à une publication par an, donc un rythme de revue qu'on espérait, de newsletter au départ, mais avec des volumes qui sont parfois de 300 pages, mais qui sont parfois beaucoup plus épais. Et j'ai eu la chance de diriger avec lui ses volumes jusqu'en 2015. Après 2015, la maladie l'a obligé un petit peu de repos, malheureusement. Mais sinon, cette expérience que nous avons eue ensemble, elle était partie sur l'idée de 2 volumes qu'il avait fait, si je peux voir l'image suivante, de façon précédente, qui était Palaestra Typographica en 1984. Et La réforme et le livre, donc, qu'on a souvent évoqué aujourd'hui, en 1990. Et l'idée, vraiment, c'était de concevoir des ouvrages comme des dossiers ouverts. Et je pense que c'était une des grandes forces de Jean-François Gilmont, c'était finalement de considérer qu'aucune vérité n'était établie, disons qu'il y avait une réflexion à mener, mais que surtout, je dirais qu'il y avait des pistes à ouvrir de recherche. Si je peux avoir, donc, et quand on voit l'ouvrage sur La réforme et le livre, on voit comme sous-titre
dossier conçu et compilé par Jean-François Gilmont. C'était vraiment cette idée, c'était finalement d'organiser des journées d'études où on pouvait inviter les gens de formations très, très, très différentes, des historiens, historiens du livre, philologues, historiens d'art, pour essayer d'éclairer sous des champs nouveaux des problématiques qui nous tenaient à cœur. Une des premières grandes leçons de travail, je pense, que j'ai reçues de Jean-François Gilmont, si je peux avoir l'image suivante, je l'expliquerai par une citation biblique qui serait tirée de l'évangile de Luc 14, 28, qui dit, donc vous avez le texte latin à gauche dans la Bible de Théodore de Bèze de 1575, « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ?» Et cette réflexion, elle était vraiment fondamentale pour Jean-François. C'est-à-dire qu'on a dit à plusieurs reprises, et j'y reviendrai aussi, qu'il n'y avait pas de règle ou de bibliographie idéale pour lui, enfin de livres idéaux. Parce que pour lui, ce qui était important, c'est de quoi, qu'est-ce qu'on voulait faire, quel était son projet véritablement, quel est le temps dont on qui était disponible pour le réaliser, quel était l'argent aussi dont on possédait, parce que faire de la bibliographie avant, aujourd'hui c'est un petit peu plus facile, parce qu'on peut faire beaucoup de contrôle d'ouvrages sur Internet avec des ouvrages numérisés, mais il a vécu à une époque où tout passait véritablement par le fait de se déplacer en bibliothèque pour aller voir les livres. Donc tout cela avait un coût, et il l'explique dans le très beau petit texte dont on a parlé ce matin, où il explique son métier de bibliographe qui accompagne la version imprimée de GLN 1516 que j'ai relu avant cette journée. Et c'est vrai que quand j'ai désiré publier ce texte à la fin de l'ouvrage imprimé GLN 1516, en discutant avec lui, il y avait vraiment la volonté, l'idée que je me disais qu'en fait il avait vécu une expérience de travail qui était en train de disparaître en 2015, mais qui aujourd'hui déjà en 5 ans, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui travaillent comme lui. Et c'est vraiment extraordinaire qu'il ait pu, sous un ton léger, comme il était capable de le faire, et je crois que c'est une de ses forces, c'était d'une part d'essayer de bien définir le projet qu'il voulait faire, le temps qu'il avait à disposition, et essayer d'être extrêmement clair, si je peux passer à la suivante, parce que, comme il le disait dans sa lettre à un bibliographe débutant, dont nous a parlé Luca Rivalli ce matin, il y a une phrase pour moi qui a toujours été très typique de sa façon de travailler, qui était « Soyons méthodiques, donc réfléchissons bien à ce que nous voulons faire et tenons-nous-y. » Une bibliographie, c'est d'abord un projet intellectuel, ensuite c'est une enquête sur le terrain, et enfin c'est une publication. Et je pense que dans cette phrase courte, il y a vraiment toute sa façon de travailler, c'est-à-dire cette volonté. Pour moi, il m'impressionnait beaucoup souvent, Jean-François Gilmont, parce que quand il partait à l'étranger, il avait tellement planifié son voyage qu'évidemment, il y avait des surprises quand il arrivait. Mais disons qu'il y avait une volonté de maximaliser l'utilisation du temps sur place et son travail. Donc souvent, comme beaucoup de vous le savent, il partait faire ses excursions bibliographiques et catalographiques avec son épouse, Martine Jacobs, qui l'a vraiment beaucoup aidé dans la réalisation. Mais tout ça était vraiment extrêmement bien planifié, et il essayait toujours que, disons, on essaye d'être cohérent dans notre méthode, dans notre planification et aussi dans notre projet intellectuel. Et si, dans le même texte, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que pour lui, disons, il n'y avait pas de bibliographie idéale, justement, parce que, en fait, selon notre projet, selon le temps qu'on avait, etc., elle pouvait véritablement varier à l'infini. Et pour nous, ce qui était important, c'était surtout de bien définir les objectifs à atteindre. Et ça, c'était vraiment un élément fondamental, et qui fait que, on a souligné ce matin qu'il avait vu dans la base GLN 1516, donc abritée par la bibliothèque de Genève, il a pu consulter 99,6% des exemplaires, avec au moins un exemplaire en main. Mais ça, c'est typique de cette méthode si forte
qu'il avait de structuration du temps qui lui permettait finalement de ne pas laisser de projet inachevé. Et pour lui, rien de pire finalement que se lancer dans un projet parfait, mais qui deviendrait utopique par l'incapacité que nous avions en tant que mortels de pouvoir le réaliser. Et finalement, je l'ai connu, disons, dans les 20 dernières années de son existence, mais même en 2015, quand il avait passé 80 ans, il était toujours, il avait une force de travail extrêmement incroyable, et travaillait avec une rapidité tout à fait surprenante, parce que, disons, une fois qu'il avait décidé quelque chose, il s'y tenait. Ceux qui ont eu la chance d'aller chez lui savent que son bureau se trouvait en fait dans le salon de télévision où se réunissait le soir son épouse et ses enfants quand ils étaient là, et qu'il continuait à travailler à son ordinateur. Et c'est vrai qu'il avait cette capacité aussi d'être systémique, systématique, et quand il abordait un sujet ou un ouvrage, de prendre du début à la fin sans sauter trop de pages. Et c'est ce qui fait, si je peux avoir l'image suivante, que toujours dans la même lettre, un bibliographe débutant, c'est ça la phrase finalement, la bibliographie n'est pas une science, c'est un art, parce qu'il y avait cette impossibilité, disons, d'en faire des règles, mais surtout tout le temps en mesure de devoir les interpréter en fonction de ce qu'on était en train de faire. Et ça, c'est aussi toujours une grande force, et je pense que c'est ce qui fait la richesse des ouvrages qu'il nous a laissés aujourd'hui. C'était cette capacité qu'il avait véritablement de toujours penser à s'adapter, disons, à ce qu'il voyait dans la transmission de ses idées. Parce que, si je peux avoir l'image suivante, ce qui menait nos travaux à la maison d'Erasme dans cette Disputatium Culae, puis dans les Nougai, dans la version imprimée, c'était toujours de se dire, dans le choix des sujets, dans la manière dont on voulait le travailler, dont on voulait les exposer, c'est comment être utile. Et c'est une des choses qui guidait vraiment Jean-François Ginemont, c'était comment être utile, parce qu'il avait passé l'âge de vouloir jouer à être érudit ou de prouver quoi que ce soit. Et ce qui l'importait, c'était vraiment de proposer des documents, des réflexions qui pouvaient être ensuite poursuivies par d'autres. Et ici, je vous montre une image de ces journées d'études aussi, ou qui était assez typique, parce qu'en fait toutes les conférences que moi j'ai vues qu'il a données, c'était finalement des commentaires de tout ce qu'il avait récolté de façon très libre. Et il avait cette grande force, disons, de faire un énorme travail d'abord solitaire d'analyse des documents, mais ensuite, disons, de pouvoir les présenter d'une façon très simple, très limpide, et de les présenter de façon orale aussi, qui permettait d'emblée d'entrer dans la discussion. Si je vous montre une autre image où il est aux côtés du grand Erasmien Jean-Claude Margolin et de Reinhard Bodemann, le spécialiste de Bullinger et de Hammerbach notamment. Et dans l'idée d'être utile, une des choses qui guidait également sa façon de travailler, c'était le choix du lecteur, c'est-à-dire que comment le lecteur, à qui va-t-on s'adresser. Et ça, c'était vraiment un des éléments qui revenait souvent dans nos discussions, c'est finalement, est-ce qu'on s'adresse uniquement à des bibliographes hyper spécialisés qui pourront comprendre tous les aspects kabbalistiques de notre travail, ou au contraire, est-ce qu'on désire s'adresser à d'autres personnes? Et souvent, son choix, il était très évident, c'était tout en gardant le sérieux du bibliographe qu'il était, c'était toujours d'essayer d'être compris par le plus grand nombre. Et ça, c'est une grande leçon aussi que j'ai retenue de ces années de collaboration avec lui, c'est d'être le plus simple possible dans les exposés que l'on pouvait faire. Donc, si on peut passer cette dia, si on peut passer la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et une des choses qui était importante aussi pour Jean-François, c'était finalement de se baser sur trois choses, je dirais. D'abord les livres, et ça on l'a, c'est tout, la transmission que lui ont fait
l'article Bibliographie, et Wallace Kirsop au milieu des années 70, mais c'était d'abord de partir des livres, puis ne jamais négliger les textes, parce que c'est vrai qu'il, sous forme de boutade, qu'il disait qu'il consultait les livres sans les lire, mais je peux vous assurer qu'il n'en était rien, qu'il lisait énormément des textes anciens, puis il avait cette chance aussi de lire facilement le latin, ayant suivi ses études à la Grégorienne à Rome en latin. Et le premier livre, un des premiers livres qu'il note passage finalement dans la collection, qui est ce volume 4, qui sera le premier publié par Brépol, ce qui est sur le livre évangélique en français avant Calvin, était un livre qui portait comme sous-titre « Études originales, publication d'inédit, catalogue d'éditions anciennes ». Et c'était un peu le cœur de ce que nous avons voulu faire dans cette collection de livres sur l'histoire du livre, sur l'histoire des idées, c'était de produire des catalogues d'éditions. Il y aura plusieurs volumes dans cette collection qui ne seront que ça. Mais je dirais que dans le sous-titre, finalement, il faut le prendre à l'inverse. C'était d'abord les catalogues d'éditions anciennes, puis la recherche de textes et, si possible, la publication d'inédits. Et on a publié beaucoup d'inédits dans cette collection. Et puis ensuite, alors, l'étude, parce que pour lui, tout ce travail, disons, d'archéologie, comme il aimait bien le désigner, n'avait aucun sens si on ne le faisait pas dans une perspective d'une mise en perspective historique. Je terminerai donc par cette image avec Fernand Baudin, parce que Fernand Baudin, c'était vraiment un des tout grands typographes du XXe siècle. Donc, il est mort il y a déjà 15 ans maintenant, en 2005. Il a été un grand spécialiste de l'histoire de la lettre d'imprimerie, de la mise en page. Mais par-dessus tout, Fernand Baudin, que j'ai pu connaître via Jean-François Gilmont et par Pierre Coqchaud, l'ancien directeur de la Bibliothèque royale de Belgique, il y avait un souci que nous avait transmis Fernand Baudin et qu'avait tout le temps Jean-François Gilmont, c'était celui de la lisibilité. C'est vraiment cette importance dans nos travaux qu'ils soient lisibles, pas simplement, enfin, d'abord évidemment au niveau du contenu, donc ça j'ai déjà évoqué, mais surtout, si je peux avoir l'image suivante, c'était de faire, donc je vous montre une des pages de son livre sur Insupportable Calvin, c'était véritablement d'avoir des pages avec énormément de respiration aussi, qui permettent aux lecteurs d'annoter les livres. Et cette idée de créer une collection qui, dès le départ, offre beaucoup d'espace aux lecteurs, non seulement d'abord aux personnes avec qui on débattait lors des journées d'études, mais ensuite aux personnes qui achetaient les livres et qui pouvaient les commenter et les poursuivre, c'était une des choses, disons, importantes pour Jean-François Gilmont et que nous avait légué cet homme si truculent et vraiment à la fois savant et bien-aimé qu'était Fernand Baudin. Ben voilà, je ne voulais pas faire très long, mais je voulais vous donner ce petit survol de cette expérience avec Jean-François Gilmont et de sa façon de travailler sur cette collection. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Grazie Alexandre per questa relazione che ci ha mostrato, oltre al metodo, come sempre serio, puntuale, attentissimo di Jean-François, anche questo aspetto dell'amicizia, che era un altro tratto veramente, credo, significativo della sua persona. E in particolare, proprio nei tuoi confronti, ha sempre avuto grandi parole di stima e apprezzamento meritate, perché davvero ci hai fatto vedere anche dei progetti sviluppati con Jean-François, che rimangono davvero come delle opere importantissime. Hai citato Insupportable, mais fascinante, ma c'è anche la page di titre, la Renaissance, e insomma
tutti lavori veramente molto, molto interessanti. E poi questo aspetto appunto di Jean-François, editore, con l'attenzione anche all'aspetto, alla grafica del libro, lo spazio al lettore, quindi la possibilità di postillare i libri, denotano appunto un'attenzione verso un libro che è un libro di studio, ecco, quindi un libro che è uno strumento di lavoro ed è uno strumento attraverso il quale si entra anche in relazione con il lettore e il lettore con l'autore, appunto tramite lo stile. Quindi grazie Alessandro. Siamo in perfetto orario, passiamo quindi al terzo intervento di questo pomeriggio. E quindi vado a presentare Lise Schwarzfuchs, che è collegata da Gerusalemme, e che come avete sentito questa mattina, insomma, è terra a cui sono particolarmente legato, ma è particolarmente legato anche Edoardo Barbieri. Lise Schwarzfuchs è stata bibliotecaria specializzata nel libro antico alla Biblioteca Nazionale e universitaria di Gerusalemme, però ha lavorato e studiato anche alla Reserve des Livres Rares della Bibliothèque Nationale de France. È però soprattutto una specialista della tipografia in ebraico del Cinquecento, e voglio ricordare in particolare due importantissimi suoi lavori: l'Hebreu dans les livres lyonnais du XXe siècle del 2008 e l'Hebreu dans les livres à Genève au XVIe siècle invece del 2011. Gilmore raccontava sempre di questa, con grande piacere, di questa esperienza che aveva fatto a Gerusalemme e che Lise ci racconterà, e le cedo subito la parola per un intervento dal titolo Jean-François Gilmore et l'imprimerie en hébreu au XVIe siècle. Bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez? Bon. Avant tout, je veux remercier le professeur Barbieri et donc pour les amis dont j'espère faire partie, de me faire l'honneur de participer à cet hommage à Jean-François Gilmore. Je suis à présent une vieille dame, comme vous voyez, et ce sont souvent des souvenirs que je vais évoquer. J'ai été impressionnée par tous ces témoignages d'érudition. Je vous demanderai donc votre indulgence. Conservateur à la Bibliothèque nationale d'Israël se trouvant à Jérusalem, j'ai eu l'occasion, de par la profession de mon époux, de passer quelques périodes à Paris. C'est à l'occasion d'un de ces séjours que j'ai fait la connaissance de Jean-François. En fait, ce n'est pas Jean-François seul, c'est Jean-François et Martine. Les deux ne faisant qu'un. Et c'est ensemble que l'on pouvait les rencontrer dans les salles de lecture des bibliothèques parisiennes que je fréquentais également. Martine, malheureusement, est partie trop tôt. Et cet éloge lui est adressé également. Avant d'aborder le côté scientifique du sujet, permettez-moi de vous raconter de quelle manière je suis parvenue à faire la connaissance de Jean-François Gilmore, de son épouse Martine et de leur fille Anne, et le fait lier avec eux des liens d'amitié. Ils logeaient tous les deux dans un petit hôtel du quartier latin, alors que nous avions loué un modeste appartement dans le 12e arrondissement. Je les ai invités à dîner et le premier
souvenir écrit de sa main a été un remerciement, disant qu'ils accepteraient encore volontiers de manger à nouveau au cachère. C'était un compliment de sa part, car plus tard, lors d'un séjour chez lui à Bruxelles, j'ai pu constater qu'il aimait cuisiner et était un fin gourmet. Je n'étais pas seule à profiter de son hospitalité, et certains qui m'écoutent à présent pourront, je pense, le confirmer. C'était un homme de famille dévoué à ses trois filles, Anne, Béatrice et Sophie, et à la mémoire de Catherine et de sa petite Edith partie trop tôt. Il avait fait des études chez des jésuites, mais il n'avait pas exprimé les grands vœux. Il n'a pas rejoint les ordres tout en restant profondément croyant. Il a dit de soi que je l'invite à venir nous voir à Jérusalem ensemble avec sa fille Anne. Son épouse Martine nous avait déjà quittés. C'était en 2010. À Jérusalem, ils ont visité les lieux saints du christianisme. Il aurait également aimé aller à Tibériade, site de tous les miracles du Christ, mais nous n'avons pas pu satisfaire à ce vœu. Il a dû se contenter de Bethléem, Gethsémani, de Golgotha, du Saint-Sépulcre, de la Via Dolorosa et de Sainte-Anne. De la nouvelle ville, seul le musée d'Israël et la bibliothèque nationale où je travaillais. Il n'a pas émis le désir de visiter celui de l'Holocauste, Yad Vashem. Et au cas où Anne m'écoute, je lui rappelle sa baignade dans la mer Morte et son shopping au souk Machane Yehuda. Par contre, grâce à la gentillesse de notre fille, il a eu le privilège de visiter les caves et les vignobles de la vallée d'Ela et la vallée Oeniart à une trentaine de kilomètres environ de Jérusalem, et même de rapporter à Bruxelles une bonne bouteille de vin blanc. Jean-François Gilmont était exactement mon aîné d'une année, mon grand frère, et se conduisait comme tel avec son sourire parfois un peu moqueur. Ils étaient venus pour 4 jours de Bruxelles, car Jean-François ne voulait pas rester un Shabbat à Jérusalem. Manque de chance, l'éruption du volcan islandais a paralysé durant quelques jours le ciel. Et Jean-François a dû rester à Jérusalem plus longtemps que prévu. Il n'aimait pas être contrarié. Après cette introduction sur nos relations amicales, venons-en à nos relations bibliographiques qui se sont poursuivies durant plusieurs années. Plusieurs ont évoqué avant moi Gilmont historien du livre et Gilmont bibliographe. Le sujet qui m'a été assigné est Jean-François Gilmont et l'imprimerie en hébreu au XVIe siècle. Et avant d'aborder le XVIe siècle, quelques mots sur l'impression hébraïque en Europe au XVe siècle. En Europe, les premiers imprimeurs juifs n'emploient que de la main-d'œuvre juive, soit les ateliers juifs. Et comme nous sommes en Italie, à Milan, cela vous intéressera sûrement de savoir que le premier livre hébraïque imprimé, un commentaire de Rashi sur le Pentateuque, date de Reggio en Calabre en 1475. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Rashi, je précise qu'il s'agit du plus grand commentateur juif de la Bible. Rashi est né à Troyes en 1040 et y est mort en 1105. En Espagne, la première impression hébraïque date de 1476 à Montalban,
et au Portugal, les premiers livres imprimés le sont en hébreu en 1487 à Faro et en 1489 à Lisbonne. Toutes ces impressions en caractère mobile. Mais que se passe-t-il en France et en Suisse? À partir de 1394, les Juifs qui vivaient en France depuis des siècles ont été expulsés progressivement par Charles VI. Ils restent cependant en Avignon, état du pape. Il n'y avait donc plus d'impression juive par des Juifs. Il y a tout le lieu de penser qu'ils n'ont pas abandonné beaucoup de manuscrits, car ils ne se sont pas remis du grand brûlement de 1242, lorsque le Talmud et ses commentaires ont été jetés au feu et détruits. À Genève, la situation n'est guère meilleure. À partir de 1428, ils vivent dans une juiverie. Et en 1490, ils sont expulsés. L'hébraïsme français était désormais chrétien et ce fut le but de ma recherche. Pourquoi l'hébreu? La Renaissance hébraïque répondait à un besoin que ressentaient les humanistes chrétiens pour parvenir à ce qu'ils appelaient l'hébraïca veritas, que je renommerais plutôt Christiana veritas. Parmi eux, vous reconnaîtrez, je pense, entre autres, les noms de grands hébraïsants comme Gilbert Genébrard, Jean Mercier, Sante Panini, Robert Ier Étienne. Certains d'entre eux ont fui la France pour cause de réforme et se sont réfugiés à Genève. C'est à nouveau lors de nos séjours à Paris, en 1995, que j'ai pu participer à l'inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle grâce à mes connaissances en hébreu. Cet inventaire, appelé communément le Renoir, est établi par une équipe reliée au département des livres rares de la Bibliothèque nationale de France. Le directeur de la réserve, Antoine Coron, m'a incité à ce moment à recenser tous les livres contenant de l'hébreu imprimés à Paris au XVIe siècle. Il espérait que je rassemblerais assez de titres afin de rédiger un article qu'il se chargerait de faire publier. Entreprenant ce travail, je pensais en effet qu'il s'agissait d'une centaine de titres. Très vite, il s'est avéré que ce serait un travail minutieux, car hormis Bible et grammaire hébraïque publiées par des non-juifs, il me fallait découvrir toute trace d'hébreu dans un texte qui pourrait en contenir. Les 100 titres se sont transformés en 439 titres recensés à Paris. Dans mon ouvrage, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, inventaire chronologique, publié par la Bibliothèque nationale de France en 2004. Comme Antoine Coron me l'avait promis, mais au lieu d'un article, ce fut un ouvrage comprenant 268 pages. Il rassemble des textes imprimés entièrement en hébreu, Bible et grammaire, mais également d'autres contenant peu ou prou d'hébreu, citations, marques ou devises. Lors de mes recherches, qui devaient aboutir à la publication de cet ouvrage, je me suis rendu compte de toute l'importance que tenait l'édition lyonnaise. Encouragé par Yves Jocteur-Monrosier, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon à cette époque, et par Monique Ulvet, responsable du catalogue
et de la basse provenance des livres anciens, j'ai donc entrepris une recherche similaire qui a abouti à mon second ouvrage, L'hébreu dans le livre lyonnais, inventaire chronologique, publié à Lyon en 2008 par l'Institut d'histoire du livre, que dirigeait M. Barry, qui a parlé ce matin. Cet ouvrage, moins important que le précédent, comporte cependant 200 titres. Comme base de ma recherche, j'ai consulté un manuscrit inédit de Moses Marx, History and Annals of Hebrew Printing in the 15th and 16th Century, qui se trouve à la Bibliothèque nationale d'Israël. Il allait donc de soi, et pour clore ma recherche sur l'impression hébraïque en terre francophone, selon l'expression de Max Gamar ici présent, que je poursuive ma recherche par la ville de Genève, recherche qui aboutira à l'hébreu dans le livre de Genève au XVIe siècle, publié par la librairie de Rose en 2011. Ce dernier, préfacé par Maxence Gamard, est dédié à Jean-François Gilmont et comprendra 128 titres. Lorsque j'ai commencé ma recherche sur Genève, j'ai découvert le GLN. Base énorme online, entièrement établie par Jean-François Gilmont, consultable avec le lien Ville de Genève, SH Musique Info, écrit, je le vois, mais vous le trouverez facilement sur votre ordinateur. Jean-François l'appelait la toile. GLN, plus tard, a été l'objet d'un volume imprimé de Jean-François Gilmont, GLN 15-16, les éditions imprimées à Genève, Lausanne et Neuchâtel au 15e et 16e siècle, de nouveau publié chez Rose en 2011. L'édition imprimée de GLN donne les codes de l'ouvrage à Genève, Lausanne et Neuchâtel, et renvoie à la toile qui indique les endroits de par le monde où l'ouvrage peut être consulté, mais jamais la langue employée. Jean-François Gilmont ne savait pas l'hébreu. J'ai pu ajouter quelques localisations, et lorsque le titre était en caractère hébreu, donner la translittération selon l'Académie de la langue hébraïque, soit Academia la Lachon Hivrit, une institution nationale siégeant à Jérusalem. C'est cependant grâce à cette recherche que j'ai pu en grande partie rédiger mon ouvrage sur Genève, et je lui ai exprimé toute ma reconnaissance dans la dédicace. Les ouvrages comprenant des caractères hébreux recensés aussi bien à Paris qu'à Lyon révèlent essentiellement le désir de diffuser, grâce à l'hébraïca veritas, un hébraïsme catholique. Avec le début de la Réforme, l'hébraïca veritas devient un enjeu dans les controverses entre catholiques et partisans de la Réforme. C'est pour cet ouvrage que j'ai découvert des textes inédits. La traduction par Trémélius, juif converti, en hébreu du catéchisme de Calvin, et une ketouba, contrat de mariage juif, établi à Marseille le 9 mai 1494 et révélé par les hébraïsans Corneille, Bertram, Bonaventure. Permettez-moi, après cet hommage à Jean-François Gilmont, d'associer un autre savant de l'histoire du livre, Hendrik Verfleet. Lui ne savait pas non plus l'hébreu, et chaque lettre de l'alphabet était pour lui un dessin.
J'ai pu, grâce à lui, découvrir quelle était l'origine des fontes utilisées à Genève. Origine parisienne, lyonnaise ou tout simplement locale. Il était capable d'identifier le graveur, mais je suis certaine que plusieurs parmi mes auditeurs l'ont connu. Je l'ai aussi visité à Anvers, où il est mort presque centenaire. Et si vous voulez en savoir plus, je vous convie à consulter mes ouvrages. Je suis certaine que ce qui vous enchantera le plus sera les préfaces d'Antoine Coron pour Paris, de Yves Jocteur Monrosier et Micheline Hulvé pour Lyon, et last but not least, en hébreu, Aharon Aharon Chaviv, pour Genève, Max Angamar, ici présent. Jean-François, après un AVC, était de nombreuses années fort diminué. Nous recevions assez régulièrement un rapport de sa fille Anne. J'ai même eu l'occasion, par son intermédiaire, de poser une question à son papa. La voici. Peut-on parler d'une édition manuscrite dans le cas d'un même texte écrit plusieurs fois au Moyen Âge? Et voici sa réaction, très rassurée et immédiate. On ne parle pas d'édition pour des manuscrits, c'est contradictoire. Pour terminer, je citerai une conclusion de Jean-François Gilmont à la préface de son ouvrage « Jean Crépin, un éditeur réformé du XVIe siècle » publié par la librairie d'Oz en 1980. Et je cite « À l'occasion d'une fête des pères, j'ai trouvé ces quelques vers. Malgré ton Jean Crépin, malgré ton Jean Calvin, papa, je t'aime bien. Il est donc temps de laisser ce travail. Bruxelles, le 1er mai 1980. Pour moi aussi, Jérusalem, avril 2021. Grazie, un très grand merci, Lise Schwarz-Fuchs. Grazie tante davvero per questa relazione che non ci ha solo mostrato un aspetto della tipografia del Cinquecento che Jean-François Gilmont non conosceva tanto, non conoscendo l'ebraico, però ha ugualmente coltivato allargando, e questo era uno dei tratti, un altro tratto importante della sua personalità, allargandolo agli amici e gli amici l'hanno aiutato spesso e anche in questo caso appunto come abbiamo sentito nel suo lavoro e grazie anche per averci raccontato questa esperienza che Jean-François raccontava a sua volta spesso. Anch'io nel 2010 ero in Belgio, sono rimasto vittima del vulcano. Lui però raccontava sempre questa esperienza con grande piacere ed era un ricordo sempre molto, molto vivo. E grazie anche a Tere Volte quindi per aver associato al nome di Jean-François Gilmont quello di Hendrik Verfleet sul prossimo fascicolo della bibliofilia. Usciranno anche qui uniti un ricordo di Jean-François Gilmont e che ho scritto io e un ricordo di Hendrik Verfleet che quindi si ritrovano uniti ecco, in questo volume che uscirà tra poco. Quindi davvero tante grazie. Passiamo allora all'ultimo intervento di questo pomeriggio che dobbiamo a Edoardo Barbieri. Edoardo Barbieri non ha bisogno di presentazione, però vorrei soprattutto però ricordare che è a Edoardo che dobbiamo in gran parte questa giornata e l'idea anche di ricordare, di celebrare
Jean-François Jumon. Edoardo è anche il responsabile della traduzione italiana del manuale di Jean-François Jumon, che è stata la mia prima impresa nell'ormai lontano 2006, e io gli sono grato per questo, perché ho avuto in quell'occasione proprio l'occasione di incontrare un altro grande maestro, oltre a Edoardo, che è appunto Jean-François Jumon. Gli cedo subito la parola, perché ci spostiamo questa volta sul versante dalla bibliografia alla storia del libro. Cosa racconta la storia del libro? L'apporto di Jean-François Jumon. Prego, Edoardo. Sì, forse. Voi non vedete nulla. Allora, aspetta, Share screen, finestra, anche qua, condividi, F5, vabbè, non riesco a fare meglio di così. Cosa racconta la storia del libro? Il compito che mi sono autoassegnato per questa giornata di studi è così gravoso che me ne sono un po' pentito. Non è infatti facile disegnare un profilo complessivo di cosa esattamente Jumon intendesse per storia del libro. Ho pensato perciò di soffermarmi semplicemente su 10 parole chiave che aiutino a meglio intendere la sua concezione. Comunque, alla base di tutto sta il suo concetto di archeologia del libro, che mostra come la sua ricostruzione del passato si basi su osservazione e descrizione dei reperti di tale scavo, cioè i libri. Certo, Jean-François si è occupato soprattutto del Cinquecento, in particolare del contesto religioso e in specie biblico e teologico di era riformata, con una spiccata attenzione per Ginevra e Calvino. In ambito italiano questo tipo di interesse non ha naturalmente trovato un grandissimo riscontro, ma senz'altro questo ha dato l'avvio al rapporto, come è stato ricordato di Lenardo, all'amicizia affettuosa con Ugo Rozzo, che lo ha più volte invitato e coinvolto in diversi progetti. Il fatto però che Jean-François si intendesse soprattutto di questo particolare tipo di libro, da un lato dice un limite del suo lavoro, per cui non dobbiamo generalizzare eccessivamente le sue proposte, e dall'altro però dice anche qual è l'ambito nel quale troveremo di volta in volta la forza e le ragioni delle sue idee. Prima parola d'ordine: ricostruire una storia. Pochi mesi fa è stato ripubblicato il volume Giochi di pazienza, un seminario sul beneficio di Cristo, di Carlo Ginzburg e Adriano Prosperi. In 2 postfazioni pubblicate alla fine del libro, i due sono tornati a ricordare una famosa recensione, evocata anche stamattina da Giuseppe Frasso, nella quale Jean-François Jumon, all'uscita del libro, scrisse parole piuttosto severe su quel libro. È interessante notare che in particolare Adriano Prosperi però è ancora molto seccato di quella recensione, tanto da scrivere in modo veramente offensivo, dice: si è trattato di una recensione al limite dell'insulto, opera di uno studioso ex gesuita diventato calvinista. Gli si parlava con sdegno di un'operazione astuta di 2 giovani avventurieri in cerca di fama e di ricchezza. Quella recensione in realtà non diceva quello che afferma Prosperi. Piuttosto criticava senz'altro l'opera, ma non per il fatto di mostrare in qualche modo il lavoro durante il suo farsi, perché questo è stato una delle caratteristiche di altri interventi di Jean-François, sia nella lettera a un tipografo dilettante che nella postfazione a JLN Cartaceo. Lui ci ha raccontato come faceva, come andava nelle biblioteche, le difficoltà che trovava, esattamente come in termini più seminariali racconta invece il Giochi di pazienza.
Ma allora qual era il punto dolens? Qual era il punto che non convinceva Jean-François di quel libro? Secondo me, rileggendo quella recensione, non era appunto tanto il mostrare il farsi del lavoro di ricerca, persino nelle sue piste imperfette, che poi vanno abbandonate, che vanno corrette, ma piuttosto Gilmon avvertiva in quel lavoro un avvertito compiacimento, una voluta decostruzione del lavoro storico, un ostentato scetticismo un po' cinico che priverebbe il lavoro storico della sua carica morale di ricerca della verità, sia pure una verità fattuale. Il compito della ricostruzione storica è invece per Gilmon veritativo, non ludico. E qui sta probabilmente la più profonda distanza dagli autori dei Giochi di pazienza, una differenza quindi addirittura oserei dire teologica, se non almeno teleologica. Seconda parola d'ordine, internazionalità come metodo. La forza di Jean-François era innanzitutto insita nella sua formazione poliglotta, come è stato ricordato. Certo, questo gli derivava innanzitutto dal suo essere belga e poi dall'educazione gesuitica alla gregoriana, nonché dalla pratica internazionale della ricerca. Ciò però ha anche molto influito sulla sua formazione mentale. Gilmon è stato uno dei pochi studiosi europei delle nostre discipline che non solo poteva con facilità leggere studi e contributi in molte delle lingue dell'Europa occidentale, ma che di fatto praticava un continuo aggiornamento in queste linee. Per questo il suo metodo aveva saputo assorbire il meglio dell'erudizione italiana, dell'histoire du livre francese, della analytical bibliography inglese, della Druckgeschichte tedesca, non meno che degli importanti studi in neerlandese, comunque comunemente a noi illeggibili. Tutto condito con una cordialità e un savoir vivre tipicamente belgi. Gilmon era, da questo punto di vista, super partes. Dubitava dei primi della classe, degli istrioni, godeva della sua posizione un po' defilata, che gli permetteva di osservare il mondo dei nostri studi con grande distacco e una certa ironia. Nello stesso tempo, la possibilità di tenere presenti i diversi punti di vista e le diverse metodologie di ricerca insegna anche a noi come i nostri lavori non debbono tanto applicare le regole di una certa scuola, quanto piuttosto usare di tutti gli strumenti e le metodologie validi per perseguire il fine della ricostruzione storica del libro. O se si vuole, che il vero storico non può fossilizzarsi nell'applicazione di un dato modus operandi o di una singola tematica, a rischio di insterilirsi e di venir proprio meno a quel ruolo di coscienza critica, non solo dei processi conoscitivi della disciplina, ma della stessa funzione comunicativa all'interno della società attuale. Il sistema officina tipografica. Jean-François ci ha lasciato anche un testo letterario che però stamattina una delle sue figlie si è attribuito, non so se ha ragione o torto, cioè Metrabel o l'imprimeur trompé, pubblicato sotto lo pseudonimo in parte parlante di Jean-Gilles Monfroy, con una postfazione firmata però dallo stesso Gilmon. Come è noto, l'occasione nasce da alcuni documenti ritrovati e a suo tempo pubblicati da Eugénie Droz, riguardanti le disavventure del tipografo ginevrino Abel Riveri, che, scoperta la moglie in compagnia di un suo amante, di un suo lavorante, subitamente arrestato, mentre la moglie fuggiva in terra cattolica, dove al massimo ci si va a confessare, non si va a finire in prigione per adulterio, pochi giorni dopo è costretto a chiedere la liberazione dell'amante della moglie per poter continuare a far lavorare la sua officina. Il divertissement letterario ha però una chiara ragione storiografica, esplicitata nella postfazione. Scrive infatti Jean-François, traduco: alcuni storici hanno messo in dubbio la possibilità di un'organizzazione delle officine
dove torcolieri e compositori lavorassero a ritmo continuo. Per parte mia ho invece dimostrato che quello era appunto il sistema che ha suscitato i conflitti e la conseguente regolamentazione dell'attività di stampa nel XVI secolo. Chiariamo quali sono gli attori in gioco. Allora, il riferimento polemico è evidentemente il lavoro di Donald Mackenzie, Printers of the Mind, che in italiano è stato non opportunamente tradotto come stampatori della mente, mentre invece il significato è stampatori di invenzione o stampatori di fantasia. Lì Mackenzie insisteva sul fatto che il reale svolgimento del lavoro di un'officina tipografica doveva essere di fatto molto più confuso e discontinuo di quanto le nostre lucubrazioni sul lavoro in tipografia lasciano immaginare. Gilmon però contraddiceva con il suo articolo su The Library del 1980 dal titolo Printers by the Rules, contraddiceva proprio questo principio, perché dimostrava invece che il sistema di organizzazione a lavoro continuo era quello abituale nelle officine del XVI secolo, confermato questo anche dai diversi regolamenti antichi, tra i quali quelli dell'officina plantiniana. Non che Gilmon volesse ricavare il normale comportamento dalle prescrizioni dei regolamenti, perché sapeva bene che la legge propone sempre ciò che la gente non fa, ma basandosi su un'analisi attenta di quei regolamenti aveva ricostruito qual era la situazione che questi regolamenti presupponevano, che era appunto la situazione reale, e in quel modo aveva potuto ricostruire come appunto la realtà normale fosse questa, quella di questo lavoro continuo, di questa organizzazione serrata del lavoro. Qui si giunge proprio a uno dei punti cardine della concezione del lavoro tipografico proposta, quella cioè di un sistema in cui le varie parti si connettevano in maniera così stretta l'una alle altre da presupporre appunto un continuum produttivo. Materialità dell'edizione. Ovviamente l'idea che Gilmon aveva del libro non era quella di una notizia bibliografica, ma piuttosto di un oggetto dotato di una particolare conformazione e quindi descritto secondo tutti i suoi aspetti strutturali. Già questa mattina Godin ci ha mostrato come ci sia un'evoluzione nel pensiero di Gilmon, e infatti se ancora in Les Écrits Spirituel, redatto tra il 1955 e il 61, il nostro sulla linea lunga delle Sources Chrétiennes, create nel 42 da un gruppo proprio di gesuiti, si occupa proprio del recupero delle fonti della spiritualità gesuitica, limitandosi però a una loro sintetica descrizione e a un elenco dei rimandi bibliografici, allestendo quello che l'autore stesso definiva un inventario commentato o un repertorio, un ventennio più tardi, appunto con la bibliografia più volte citata di Jean Crespin, la prospettiva è radicalmente mutata e le fonti sono diventate invece delle vere edizioni antiche, descritte secondo un modello anche grafico che, come ci ricordava Luca Rivali, non differisce molto da quello applicato poi nella biblioteca calviniana o addirittura in GLN. L'intestazione, la descrizione, l'elenco degli esemplari, il commento, sempre presente all'edizione, l'ordinamento per anno e poi il numero in successione. Evidentemente si tratta di un assorbimento critico di quello che sono i modelli dell'analytical bibliography che vengono però ripensati. Gilmon presenta un particolare interesse alla mise en livre, non solo insistendo sui vari paratesti inseriti nel libro, ma concentrandosi in particolare sui frontespizi. Amava ripetere che in realtà molto, se non tutto, di ciò che si deve sapere su un libro, di solito è il libro stesso a dircelo. Questo vale in termini metaforici, con la necessità di imparare a decifrare e interpretare i segni che il libro stesso comunica. Una strana organizzazione della numerazione delle pagine o della fascicolatura possono, ad esempio, significare gravi mutamenti nel progetto editoriale in corso d'opera.
ma questa necessità di leggere l'oggetto libro si traduce anche nell'attenzione che è necessario porre a ciò che c'è scritto proprio al frontespizio. Per questo, piuttosto che estenuanti trascrizioni facsimilari, Gilmon aveva sempre suggerito, sin dal 1981, quando avere delle foto non era così semplice, di inserire nei lavori bibliografici riproduzioni fotografiche, sia pur rimpicciolite, proprio dei frontespizi, perché quella riproduzione era molto più fedele di qualsiasi trascrizione facsimilare. A fianco però della fotografia bisognava pubblicare una trascrizione integrale e fedele, ma non facsimilare, del frontespizio stesso, per obbligarsi ad aver davvero letto e capito cosa là c'era scritto, perché, come appunto avevo già detto, quel che si deve dire, quel che si deve sapere sul libro, comunemente c'è già scritto nel libro stesso. E da qui basta citare un'esperienza eccezionale, un libro bellissimo, interessantissimo, come La Page du Titre à la Renaissance, messo insieme da Gilmon assieme all'amico Van Hogart. Poi c'è anche il problema però della materialità dell'esemplare. Devo dire, cioè, delle tracce che la storia ha lasciato sul singolo esemplare. Io su questo è un punto sul quale un po' dissentivo da quell'immagine dell'archeologia del libro, perché quando l'archeologo recupera un vaso antico, la prima cosa che fa è togliere tutte le incrostazioni della storia, non leggerle. E invece lo storico del libro è chiamato anche a leggere, a saper interpretare questi dati storici che si sono depositati, incollati, fissati sul libro stesso. E infatti, devo dire la verità, l'attenzione alla storia dell'esemplare, alle particolarità dell'esemplare, non erano tra le priorità, diciamo così, di Jean-François. Ricordo una volta, ad esempio, che mi cercò perché aveva trovato un libro col taglio dorato e goffrato e non sapeva ben interpretare la questione, perché non gli era mai interessato più che tanto. Ma però questa attenzione all'esemplare viene fuori laddove, è già stato ricordato, Gilmon era così attento a registrare tutte le copie possibili, recuperabili di una certa edizione e a segnalare, quantomeno nei casi più eclatanti, dei dati di esemplari, vuoi per mancanze, vuoi per appartenenza del tutto particolare. E questo lo si vede nelle sue bibliografie, da quella di Crespin alla biblioteca calviniana a JLN. Però possiamo ricollegare a questa attenzione alla materialità dell'esemplare un altro tipo di ricerca di Jean-François, cioè quello dell'attenzione portata a un singolo personaggio e al suo rapporto con i suoi libri o con i libri più in generale. E qui il capolavoro di Jean-François è senz'altro Jean Calvin e Les Livres Imprimés del 97, che è un eccezionale ritratto col libro in mano, potremmo chiamarlo. Lui stesso racconta che mentre lo scriveva si era accorto che non c'erano degli altri esempi simili, e solo in corso d'opera aveva scoperto che era uscito poco prima un volume invece dedicato a Lutero, costruito in modo in qualche modo assimilabile. E quindi l'attenzione era quello di ricostruire il rapporto di un intellettuale raffinato come Calvino con tutto il mondo del libro, dal rapporto con gli editori, ai suoi usi di scrittore, al suo modo di leggere, Calvino non annotava i libri, o all'esercizio della censura. Poi è interessante che proprio un libro come Jean Calvin e Les Livres Imprimés generi in qualche modo, si completi con quell'altra opera molto particolare, che è quella sorta di ritratto visto dai contemporanei, che è Insopportable mais fascinant del 2012, dove appunto la figura di Calvino viene nuovamente ritratta. Però è interessante notare come alle spalle di due lavori importantissimi su Erasmo, e il suo rapporto con i libri, e sto pensando a Erasme, Le pouvoir de l'imprimerie di Karine Cruzat del 2005, così come poi nell'opus magnum di Van Houtgarten con l'Erasme tipografo del 2012, ugualmente questo modello venga ampliato e amplificato, e entrambi i libri devono molto proprio all'insegnamento di Gilmon.
testualità, ovvero oltre i caratteri. Lo storico del libro non è uno storico della letteratura, né di per sé dei contenuti dei libri stessi, ma la pretesa che talvolta qualcuno ha di occuparsi dell'oggetto libro a prescindere dal suo contenuto è assurdo. Innanzitutto perché ab origine il libro, anche nella scelta dei suoi caratteri, è pensato in funzione del testo che deve pubblicare. In secondo luogo, perché proprio nel modo col quale il lettore si rapporta al libro viene messa insieme il contenuto e la forma. Trattiamo in modo diverso una brochure graffettata con i prodotti del supermercato da un libro giallo incollato da leggere in spiaggia a un volume di un'enciclopedia che invece è rilegato e pesante da tenere sul tavolo. Lo storico del libro, pur non disdegnando certo gli aspetti più tecnici della produzione tipografica, i caratteri, la storia delle macchine da stampa, tenderà a non perdere di vista la complessità del fenomeno della stampa, che ha per l'appunto al centro la produzione di multipli di testi. Da questo punto di vista, Gilmont ci ha insegnato come lo storico del libro possa e debba, quantomeno se ne ha le forze, ricostruire tutto un settore editoriale, mostrando di saper unire all'attenzione ai contenuti, quella indispensabile, alle forme della trasmissione, che vanno dal ruolo dell'autore a quello dell'imprenditore editore, dal mercato alla circolazione, sino appunto alla censura. Pensiamo a un libretto bellissimo, come Les Livres Réformés au XVIe siècle, frutto delle Conférences Léopold de Lille, che diventa proprio un quadro della produzione editoriale della riforma francese. Oppure pensiamo a un lavoro assolutamente interessante come quello sul sommario della Sacra Scrittura, un lunghissimo articolo che ha fornito dei dati nuovi, interessantissimi. Io mi ero occupato poco tempo prima dello stesso argomento e quando lo lessi trovai finalmente spiegate tante cose che non avevo ancora capito. Ma pensiamo a quelle raccolte di studi che abbiamo più volte citato, la Réforme des Livres, Les Livres Evangéliques en France, en français avant Calvin, Les Instruments de Travail à la Renaissance, tutte opere collettive nelle quali questo rapporto forma-testo viene esaltato in maniera assolutamente geniale. La estensione cronologica. Se la storia del libro, come ogni disciplina, deve concentrare le proprie ricerche su determinati settori, su determinati ambiti, se no diventano chiacchiere, come essere in un bar, in una caffetteria, nello stesso tempo però deve essere capace di una visione d'insieme sull'intero sviluppo del mondo del libro, come la paleografia. Sotto la ferula di Armando Petrucci, ha saputo da semplice tecnica di decifrazione delle scritture antiche, è divenuta una storia della cultura scritta, oserei dire manoscritta. Così la storia del libro, da semplice disciplina ausiliaria della storia, deve diventare e diventa invece un'assunzione di responsabilità per uno sguardo d'insieme sul fenomeno librario, dalle sue origini sino alla contemporaneità. Allora l'arco cronologico deve essere esteso su un tempo prolungato, sia per documentare alcuni fenomeni di lunga durata, sia per cogliere le novità che di volta in volta invece si propongono. Da questo punto di vista, io rimasi affascinato quando lessi per la prima volta la sua dispensa, che è stata citata lungamente da Dominique Varry, Une introduction à l'histoire du livre, che io propongo sempre ai miei studenti perché non solo contiene delle precise informazioni, che si potrebbero trovare però anche in altri strumenti, ma perché è piena di squarci di intelligenza, di interpretazione, che colpiscono quasi a ogni pagina. Così appena trovai la vittima adatta, che era Luca Rivali, lo misi sotto a tradurre quel libro. Ancora ho un messaggio di Gilmont che il 3 gennaio del 2005 mi diceva: ma bella l'idea di tradurre il mio libro, che in effetti uscì in prima edizione
alla fine del 2006. In mezzo ci sta l'evocato soggiorno di Luca stesso anche a casa Gilmont. Ma Gilmont è intervenuto su questo tema della lunga durata, ad esempio in una bellissima plaquette divulgativa, Lire entre les lignes, un approche du livre et de la lecture, del 2010, e dice, traduco, insomma, per lo storico del libro, ciò che accade oggi è simile a ciò che è successo nel periodo degli incunaboli. Una tecnica nuova è stata messa a punto, ma non ne abbiamo ancora scoperte tutte le implicazioni. Gli incunaboli, infatti, proponevano dei libri prodotti in serie, ma che conservavano ancora tutte le caratteristiche dei manoscritti, sia nella presentazione del testo, sia nel contenuto pubblicato. I primi testi messi sul web sono libri a stampa digitalizzati, spesso con una significativa perdita della qualità grafica, ma non ancora degli autentici libri concepiti come ipertesti adatti alla multimedialità. Quando nascerà davvero questo tipo di libro, c'è da credere che anche il libro cartaceo però conserverà un suo ruolo nella società. Anche testi elettronici. Allora, lo storico del libro deve innanzitutto guardare al libro elettronico come all'ultima tappa, alla tappa non definitiva, però certo alla più recente, alla più moderna tappa della storia appunto dello sviluppo del libro. Ma non solo deve considerare passivamente, ma deve anche guardare positivamente, con attenzione, questo mondo del digitale. E infatti Jean-François, quantomeno arrivando a quello che per lui era la cosa più recente a cui poteva aggiungere, cioè il concetto di ipertesto, ha sempre guardato con lungimiranza queste trasformazioni che avvengono appunto nella produzione e nel consumo dei prodotti scritti. Addirittura però Jean-François si è impegnato nella creazione di JLN, cioè una creazione che è stata veramente una creazione d'autore. È stato un grande pioniere nella costruzione di una banca dati digitale riservata al libro antico, realizzata come fosse una vera opera di artigianato, o se volete di quella arte della bibliografia più volte evocata. Andava molto orgoglioso delle esperienze accumulate sul suo Mac, col quale non solo aveva generato l'idea stessa e le funzioni dello strumento che intendeva realizzare, ma ne aveva fatto disegnare l'architettura con l'aiuto di un ingegnere informatico, la logica di funzionamento, l'interfaccia con l'utilizzatore. Non contento di ciò, era andato avanti per decenni a inserire dati, migliaia di dati, centinaia di migliaia di dati. Da questo noi abbiamo finalmente un JLN come una vera banca dati bibliografica autorale, generata da un autore. E per fortuna questa banca dati ha trovato un giusto deposito e un modo per essere tenuta viva e aggiornata presso la Bibliothèque de Genève. Non di soli numeri. L'opera di Gilmont è spesso innervata da una certa vis polemica. E certo questo fu in parte causa della mancata fortuna accademica del nostro amico. Cito un passaggio. Dice: nonostante i brillanti risultati raggiunti, la Analytical Bibliography mostra alcuni limiti. I filologi hanno sviluppato questo attento studio delle tecniche di fabbricazione del libro con la preoccupazione di stabilire dei testi di natura letteraria senza una precisa prospettiva di storia culturale, sociale o economica. Questo è il limite della Analytical Bibliography inglese. In Francia sono invece gli storici, imbevuti però di sociologia, che si sono occupati dei libri, hanno inteso conoscere la circolazione degli stampati e precisare il loro impatto sui lettori. Per far ciò hanno esplorato archivi, nonché inventari di biblioteche antiche e moderne, ma non hanno osservato i libri nella loro materialità, come invece i colleghi d'oltremanica. Hanno invece tentato un approccio di tipo statistico.
Questo è il punto problematico di una famosa recensione che nel 1970, sono passati però più di 50 anni, Gilmon scrisse a un libro appena uscito, quello di Henri Jean Martin, Livre, Pouvoir et Société à Paris au XVIIe siècle. In quel caso, Gilmon, di fronte a un'applicazione troppo entusiastica della statistica agli studi storico-bibliografici, intravide alcuni insormontabili problemi, tanto nella definizione delle unità editoriali da considerare, quanto nel rapporto tra contenuto culturale e oggetto commerciale, nel calcolo del numero dei fogli impiegati per ciascuna edizione o addirittura nella possibilità di calcolare il numero dei caratteri impiegati, nella valutazione dell'effettiva tiratura di un libro, nel rapporto tra libri pubblicati e libri sopravvissuti. Che quella perplessità di Gilmon avesse un senso si è visto poi nel tempo, perché anche quando nel 1977 Armando Petrucci pubblicava in Libri Editoria e Pubblico nell'Europa Moderna un'antologia di scritti dove compariva anche una traduzione di un lungo brano del libro di Martin, ugualmente però interveniva dando spazio anche alle obiezioni sul metodo statistico applicato alla storia del libro, ad esempio di Furio Diaz. E che quella prospettiva fosse una prospettiva che aveva tanti limiti si è visto ad esempio relativamente alla Bibliothèque Bleue. C'è anche adesso una bellissima mostra sulla Bibliothèque Bleue a Marsiglia. Proprio Roger Chartier ha notato come chi aveva studiato la Bibliothèque Bleue basandosi sulla statistica degli esemplari sopravvissuti non aveva capito che gli esemplari sopravvissuti erano i resti di un enorme naufragio in cui tutta una serie di libri, ad esempio di argomento religioso, erano stati fatti sparire. E che quindi solo i documenti antichi sulla Bibliothèque Bleue ci restituivano esattamente, diciamo così, il modello culturale della Francia pre-rivoluzionaria, che invece veniva interpretato in maniera puramente ideologica da chi si era riferito solo a dei dati statistici sulle sopravvivenze. Ultima parola d'ordine per la storia della lettura. Se uno guarda esattamente le traduzioni di Gilmon in italiano, si accorge che, tranne pochissime eccezioni, sono state fatte tutte o da me o da Luca Rivali. Con un'unica eccezione importante, cioè un capitolo della storia del libro e della lettura, nel volume curato a Guglielmo Cavallo e Roger Chartier del 95, scritto proprio da Jean-François Gilmon e tradotto da Marilena Magnacci, dal titolo Riforma protestante e lettura. Dobbiamo datare quindi ai pieni anni 90 l'approdo di Gilmon a una riflessione più attenta sul tema della lettura, tanto che mentre la terza edizione della sua introduzione titolava ancora Une introduction à l'histoire du livre, invece la quarta edizione, che è del 2002, titola Une introduction à l'histoire du livre et de la lecture. Cioè, all'interno di quella visione più classica e un po' statica di una storia del libro legata solo al momento produttivo, col tempo Gilmon era andato maturando la coscienza che il fenomeno libro dovesse essere inteso sino ad arrivare alla sua lettura. Non è un caso che nel 2007, intervenendo al convegno trentino Navigare nei mari dell'umano sapere, Gilmon si interrogò su Une révolution de la lecture au XVIIIe siècle, in cui insisteva, di cui esiste anche una utile traduzione in italiano, e nella quale, proprio riflettendo sulla storia del libro, si interrogava sulle modalità, appunto, del modo del leggere, il che faceva aprire appunto questa prospettiva della storia del libro fino al punto della lettura. Concludo con un annuncio. Nonostante i molti sforzi compiuti, il magistero di Jean-François Gilmon è ancora per tanti versi poco conosciuto in Italia e l'esiguo numero di studenti che masticano il francese rende tale rapporto molto difficile. Per questo, grazie alla concessione dei diritti da parte dell'editore Droz nella persona di Max Engammar, cui manifesto pubblicamente la mia gratitudine, e grazie all'impegno di cui si è fatto carico Luca Rivali, possiamo annunciare
che stiamo lavorando al progetto di tradurre in italiano una selezione dei saggi più significativi di Jean-François Gilmont. Solo una raccolta dei suoi lavori in lingua italiana renderà infatti più comune la sua conoscenza nel nostro paese, così che la sua archeologia del libro antico possa divenire una definizione comune tra studiosi, studenti e bibliotecari. Grazie dell'attenzione. Grazie a Edoardo per questa, come al solito, intelligente lettura del lungo magistero di Jean-François Gilmont nella storia del libro, che veramente riguarda tanti, tanti aspetti, dalla produzione, dal libro, dalla composizione, mi verrebbe da dire, dei caratteri tipografici, fino proprio al libro che arriva nelle mani del lettore. E colpisce sempre davvero l'intelligenza con cui Jean-François Gilmont guardava a tutto questo processo, a tutto il fenomeno, non lasciandosi così trascinare dalla moda o da qualche così accattivante nuovo metodo, ma rimanesse come sempre saldo ai principi bibliografici e ai principi proprio legati alla produzione materiale del libro, come problemi poi da considerare sempre anche quando vado a fare una lettura più larga, più a volo d'uccello, però questi elementi non li posso dimenticare, altrimenti non capisco più nulla di quello che succede nel mondo della produzione del libro. Allora, non vedo domande particolari, però trasmetto alcuni commenti, in particolare Anne e Beatrice Gilmont ringraziano Alexandre Van Gerten e Elise Sparks-Fuchs per aver ricordato appunto alcuni aspetti anche della personalità proprio umana, dei tratti umani di Gilmont. Philippe Denis ci ricorda anche proprio Gilmont commensale, ed è un altro aspetto che non scientifico, però che lui ricordava anche negli scritti, appunto il fatto della piacevolezza con cui una persona può concludere una giornata di lavoro in biblioteca seduti a tavola con degli amici, appunto, conversando non solo di bibliografia, che poi diventa noioso. Bene, quindi siamo, diciamo così, questa modalità appunto a distanza, online, ci prova sempre particolarmente, speriamo di poterla abbandonare presto, però questo almeno ci ha concesso di trovarci e quindi bene che ci sia, ecco, quindi bene così. Chiudo esprimendo davvero tutta la mia soddisfazione, ma credo di interpretare anche quella di Edoardo Barbieri, per questa giornata che ha espresso una serie di contributi, tutti di qualità, non agiografici. Abbiamo ricordato un amico e un maestro, ma l'abbiamo ricordato nel suo lavoro. Abbiamo cercato di aprire tante finestre e tanti squarci sui suoi interessi di studio, e è venuta fuori tutta la ricchezza, la varietà di questi interessi, direi anche la profondità di questi interessi e della figura di Jean-François Gilmont. Abbiamo parlato appunto della riforma, la bibliografia, l'editoria, la storia del libro, e colpisce che tutto questo in qualche modo sia stato nell'esperienza e nel magistero di Jean-François Gilmont un unicum. Davvero, come lo ricordava anche Giuseppe Frasso stamattina, la capacità di Gilmont di muoversi in queste, non solo a livello linguistico, nelle varie tradizioni e nei vari testi, però anche nelle varie discipline,
parla con naturalezza, ecco, che è una qualità che davvero gli riconosciamo e che credo sia importante per qualunque studioso. Mi verrebbe da dire, lo accennava Edoardo, non finisce qui, perché altri aspetti verranno fuori nella giornata che è stata pensata in qualche modo insieme a questa, che si terrà a Tours il 15 di giugno. Le due giornate hanno avuto un'organizzazione comune, quindi me, Edoardo Barbieri, Chiara Vastraioli, Alexander Van Gerten, che ringrazio per tutto l'impegno che hanno profuso appunto nel voler organizzare questi due incontri, e quindi ci fermiamo solo come una pausa, ma aspettiamo appunto di avere la seconda puntata a metà giugno. E poi vorremmo che siano pubblicati gli atti, lo diceva stamattina il professor Barbieri, sia di questa giornata sia di quella di Tours, in modo che rimanga anche questo. Abbiamo visto più volte i messaggi che sono arrivati in chat, ce lo testimoniano. Oltre agli interessi scientifici di Jean-François Gilmon, sono venuti fuori anche i suoi tratti umani, che tutti abbiamo apprezzato. Quindi la curiosità, l'ironia, l'ascolto, diceva Alexander Van Gerten, direi l'ascolto anche verso i giovani. Io quando l'ho conosciuto ero veramente un ragazzino, e però appunto non ha avuto nessuna remora ad accogliermi in casa sua. Lì ho conosciuto anche la sua famiglia, e questo è un altro dei tratti importanti. Abbiamo sentito ricordare più volte la moglie Martine, però anche le figlie Anne, Beatrice e Sophie, che salutiamo, e la sua libertà. Gilmon è stato un uomo libero, libero dalle posizioni accademiche, libero di dire sempre quello che pensava, nel bene e nel male, però questo ha fatto sì che noi, giovani che guardiamo i suoi scritti e a quello dei suoi lavori, abbiamo potuto imparare tanto. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione, ringrazio tutti i relatori che hanno realizzato questa giornata, e ringrazio anche in chiusura la persona che non si vede ma che ci ha aiutato nella regia, che è Francesco Boccardi. Quindi non è un addio, ma è un arrivederci a Tours il 15 di giugno. Buon pomeriggio e arrivederci.